Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Mi Marigold Milan Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 30 agosto 2022. Cos'è Mi Marigold? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Mi Marigold durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Mi Marigold? Mi Marigold è un farmaco a base del principio attivo gestodene più etinilestradiolo, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Mi Marigold può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Mi Marigold 30 mcg/75 mcg 1x21, compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milan SPA. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: gestodene più etinilestradiolo. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione ormonale. La decisione di prescrivere Mi Marigold deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Mi Marigold e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati, COC, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Posologia: non iniziare o continuare il trattamento con Mi Marigold se è nota o sospetta una gravidanza. Come prendere Mi Marigold? Le compresse devono essere prese nell'ordine indicato sul blister, ogni giorno all'incirca alla stessa ora. La posologia è di una compressa al giorno per 21 giorni consecutivi. Ciascun blister successivo deve essere iniziato dopo un intervallo di 7 giorni libero da pillola, durante il quale si verifica di solito un'emorragia da sospensione. Questa inizia in genere 2-3 giorni dopo l'ultima compressa e può anche non essere terminata prima dell'inizio del blister successivo. Come iniziare a prendere Mi Marigold se non vi è stato alcun trattamento contraccettivo ormonale nel mese precedente? L'assunzione delle compresse deve iniziare il primo giorno del ciclo mestruale naturale, cioè il primo giorno della mestruazione. È possibile iniziare anche tra il secondo e quinto giorno del ciclo, ma, in questo caso, si raccomanda di impiegare anche un metodo di barriera nei primi 7 giorni di assunzione delle compresse durante il primo ciclo. Sostituzione di un altro contraccettivo orale di tipo combinato. La donna deve iniziare a prendere Mi Marigold il giorno dopo l'ultima compressa attiva del precedente contraccettivo, ma non più tardi del giorno dopo il consueto intervallo libero da pillola o del giorno dopo l'ultima compressa di placebo del precedente contraccettivo. Passaggio da un contraccettivo a base di solo progestinico, pillola a base di solo progestinico, iniezione, impianto o sistema intrauterino di rilascio del progestinico. La donna può cambiare in qualsiasi momento se proviene da una pillola a base di solo progestinico e deve cominciare l'assunzione il giorno successivo. Nel caso di un impianto o di un sistema intrauterino di rilascio, l'assunzione di Mi Marigold deve cominciare nello stesso giorno nel quale l'impianto viene rimosso. Nel caso di un iniettabile, Mi Marigold deve iniziare nel giorno in cui dovrebbe essere praticata la successiva iniezione. In tutti questi casi la donna deve essere avvertita di usare anche un metodo contraccettivo non ormonale di supporto per i primi 7 giorni d'assunzione delle compresse. Dopo un aborto al primo trimestre è possibile iniziare immediatamente senza bisogno di ulteriori misure contraccettive. Dopo un parto o un aborto al secondo trimestre per le donne che allattano al seno si veda il paragrafo 4, 6. La donna deve essere consigliata di iniziare a prendere le compresse al 21°, 28° giorno dopo il parto nelle donne che non allattano o dopo un aborto al secondo trimestre, tenendo conto del rischio aumentato di tromboembolie nel periodo immediatamente successivo al parto, vedere il paragrafo 4, 4. Se inizia più tardi, deve essere avvertita di utilizzare anche un metodo contraccettivo non ormonale di supporto nei primi 7 giorni d'assunzione delle compresse. Tuttavia, se nel frattempo ha avuto rapporti sessuali, prima di iniziare effettivamente l'assunzione del contraccettivo orale combinato, si deve escludere una gravidanza o si deve attendere la comparsa della prima mestruazione. Assunzione irregolare: l'assunzione ritardata per meno di 12 ore non diminuisce la protezione contraccettiva.
La donna deve prendere la compressa non appena se ne ricorda e continuare a prendere le compresse rimanenti come al solito. Dimenticare la compressa per oltre 12 ore può diminuire la protezione contraccettiva. Le due regole seguenti possono essere di aiuto per gestire le compresse dimenticate. L'assunzione delle compresse non deve mai essere sospesa per più di 7 giorni. Occorrono 7 giorni di assunzione ininterrotta delle compresse per raggiungere una sufficiente soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. Di conseguenza nella pratica giornaliera possono essere dati i seguenti suggerimenti. Prima settimana l'ultima compressa dimenticata deve essere presa non appena la donna si ricordi di farlo, anche se ciò comporta l'assunzione di due compresse contemporaneamente. Le altre compresse devono essere prese secondo il ritmo consueto. Inoltre, nei successivi 7 giorni deve essere impiegato un metodo di barriera, cioè un profilattico. Se durante la settimana precedente si sono avuti rapporti sessuali, si deve prendere in considerazione la possibilità che si sia instaurata una gravidanza. Maggiore è il numero di compresse dimenticate e più ravvicinato è l'intervallo libero da pillola, maggiore è il rischio di gravidanza. Seconda settimana l'ultima compressa dimenticata deve essere presa non appena la donna si ricordi di farlo, anche se ciò comporta l'assunzione di due compresse contemporaneamente. Le altre compresse devono essere prese secondo il ritmo consueto. Non è necessario impiegare alcun metodo contraccettivo aggiuntivo, a condizione che, nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata, le compresse siano state assunte correttamente. Tuttavia, in caso contrario o se le compresse dimenticate sono più di una, si deve usare un metodo di barriera, cioè un profilattico per i 7 giorni successivi. Terza settimana il rischio di ridotta affidabilità contraccettiva è maggiore, a causa dell'imminenza dell'intervallo libero da pillola. Tuttavia, modificando lo schema di assunzione della pillola, si può ancora prevenire la riduzione della protezione contraccettiva. Adottando una delle due seguenti opzioni, non vi è pertanto necessità di usare metodi contraccettivi aggiuntivi, purché nei 7 giorni precedenti la compressa dimenticata, tutte le compresse siano state prese correttamente. In caso contrario si deve raccomandare di seguire la prima delle due opzioni e di usare anche un metodo di barriera, cioè un profilattico, nei successivi 7 giorni. L'ultima compressa dimenticata deve essere presa non appena la donna si ricordi di farlo, anche se ciò comporta l'assunzione di due compresse contemporaneamente. Le altre compresse devono essere prese secondo il ritmo consueto. Il blister successivo deve essere iniziato subito dopo aver terminato il precedente, cioè senza osservare intervallo libero da pillola tra i due blister. In questo caso è improbabile che si verifichi la mestruazione prima della fine del secondo blister. Tuttavia, durante l'assunzione delle compresse, possono presentarsi spotting o emorragia da sospensione. Si può anche raccomandare di sospendere l'assunzione delle compresse del blister in corso. Si deve allora osservare un intervallo libero da pillola che duri fino a 7 giorni, compresi quelli nei quali sono state dimenticate le compresse, e poi proseguire con un nuovo blister. Qualora siano state dimenticate delle compresse e, di conseguenza, nel primo regolare intervallo libero da pillola non si presenti emorragia da sospensione, bisogna considerare l'eventualità di una gravidanza in atto. Cosa fare in caso di vomito e barra o diarrea se entro 3-4 ore dall'assunzione della compressa si verifica vomito, l'assorbimento può non essere completo. In questo caso si prendono in considerazione le raccomandazioni illustrate sopra. Anche in caso di diarrea l'assorbimento può non essere completo. Può essere necessaria una contraccezione aggiuntiva. Se la diarrea è grave e dura per 2 o più giorni, si deve seguire la procedura in caso di pillole dimenticate. Se non si vuole modificare lo schema posologico abituale, si deve prendere una o più compresse extra da un altro blister. Come anticipare o ritardare la mestruazione? Per ritardare la mestruazione la donna deve continuare con un altro blister di Mimarigold senza un periodo libero da pillola. Le mestruazioni possono essere ritardate per tutto il tempo desiderato fino alla fine del secondo blister, ma non oltre. Mentre la mestruazione viene ritardata la donna può presentare emorragia da sospensione o spotting. L'assunzione regolare di Mimarigold deve essere ripresa dopo un normale periodo di 7 giorni libero da pillola. Per spostare la mestruazione ad un giorno nella settimana diverso rispetto a quello previsto con lo schema abituale, si può consigliare alla donna di abbreviare il successivo intervallo libero da pillola di quanti giorni lei desidera. Più breve è questo intervallo e maggiore sarà il rischio di non avere la mestruazione ma di avere spotting o emorragia da sospensione durante l'assunzione delle compresse della confezione successiva, questo si verifica anche quando si ritarda la mestruazione. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia dei contraccettivi ormonali combinati sono state stabilite in donne in età riproduttiva.
Non vi è un uso rilevante di Mimarigold prima del primo periodo mestruale. Popolazione anziana: i contraccettivi ormonali combinati non sono indicati nelle donne che hanno superato la menopausa. Modo di somministrazione per uso orale. Controindicazioni: i contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere usati in presenza delle condizioni seguenti. Se una di tali condizioni dovesse presentarsi per la prima volta durante l'uso di un COC, l'assunzione deve essere sospesa immediatamente. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV, tromboembolia venosa TEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio trombosi venosa profonda, TVP, o embolia polmonare, EP, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore vitale IDEN, carenza di antitrombina IEP, carenza di proteina C, carenza di proteina S, intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4.4. Rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4, presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA, tromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris, malattia cerebrovascolare ictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocisteinemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante, precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali, rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4, o la presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Tumori maligni influenzati dagli ormoni sessuali, noti o sospetti, ad esempio degli organi genitali o del seno, malattia epatica grave, in atto o pregressa, fino a quando i valori della funzionalità epatica non sono tornati nella norma, tumori epatici, in atto o pregressi, benigni o maligni, emorragia vaginale di natura non accertata, pancreatite anche pregressa, se associata a grave dislipidoproteinemia, è controindicato l'uso concomitante di Mimarigold con medicinali contenenti ombitasvir/paritaprevir/ritonavir e dasabudil o medicinali contenenti glecaprevir/pibrentasvir, vedere paragrafi 4.4 e 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: avvertenze generali nel caso in cui fosse presente una delle condizioni o uno dei fattori di rischio menzionati sotto, l'idoneità di Mimarigold deve essere discussa con la donna. In caso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: induttori enzimatici, le interazioni con altri farmaci che inducono gli enzimi microsomiali, in particolare il citocromo P450-3A4, determinando un aumento della clearance degli ormoni sessuali, possono portare a sanguinamento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale: prima di prendere Mimarigold insieme ad altri farmaci come Aprepitant Accord, Aprepitant Teva, Aptivus, Atanto, Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Aurantin, soluzione, uso interno, Carbamazepina EG, Dintoina, Dintoinale, Efavirenz Entricitabina e Tenofovir Disoproxil Aurobindo, Efavirenz più Entricitabina più Tenofovir Disoproxil Milan, Efavirenz Entricitabina Tenofovir Disoproxil Krka, Efavirenz Entricitabina Tenofovir Disoproxil Teva, Efavirenz / Entricitabina / Tenofovir Disoproxil Zentiva, Efavirenz Milan, Efavirenz Teva, Imend, Evotax, Fenitoina Icma, Gamibeta Complex, Gardenale, Ivimend, Luminale, Compressa, Maviret, Micobutin, Misoline, Nervaxon, Nevirapina Milan, Nevirapina Teva Italia, Oxcarbazepina Technigen, compresse rivestite, Reatax, Capsula, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Sustiva, Targretin, Tegretol, Telsir, compressa rivestita, Telsir, sospensione, Tolep, Viramune, Vosevi, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Mimarigold durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Mimarigold durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: Mimarigold non è indicato durante la gravidanza. Se si verifica una gravidanza durante l'uso di Mimarigold, il medicinale deve essere sospeso immediatamente. Estesi studi epidemiologici non hanno rivelato né, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'effetto di Mimarigold sulla capacità di guidare e usare macchinari è nullo o trascurabile. Effetti indesiderati. Descrizione di alcune reazioni avverse nelle donne che usavano Coke. È stato riportato un aumento del rischio di eventi trombotici e tromboembolici arteriosi e venosi, inclusi infarto del miocardio. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati effetti negativi gravi dovuti a sovradosaggio. In conseguenza di un sovradosaggio possono presentarsi sintomi quali nausea, vomito e, in donne giovani, leggera emorragia vaginale. Non vi sono antidoti e un ulteriore trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Contraccettivi ormonali sistemici, associazioni fisse estroprogestiniche. Codice ATC. G03A10. I contraccettivi ormonali combinati funzionano mediante soppressione delle gonadotropine. Benché il meccanismo primario sia l'ostruzione dell'ovulazione, altri effetti comprendono proprietà farmacocinetiche. Gestodene assorbimento. Il gestodene assunto per via orale viene assorbito rapidamente e completamente. Dopo una singola dose la concentrazione sierica massima di 4 ng/mL viene raggiunta in circa un'ora. La, dati preclinici di sicurezza, l'etinilestradiolo e il gestodene non sono genotossici. Studi di carcinogenesi con l'etinilestradiolo da solo in associazione con diversi progestinici non indicano alcun particolare rischio carcinogeno per le donne quando, elenco degli eccipienti nucleo della compressa magnesio stearato povidone K, 25 amido di mais lattosio monoidrato rivestimento della compressa povidone K, 90 macrogol 6000 talco calcio carbonato saccarosio cera di lignite. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.